Verona ci sono tante elaborazioni estetiche, tante belle special, ma anche altre special che invece qua si tratta di portare una moto di serie a una moto da pista, quindi insomma non scherziamo. Siamo qua con Vitto Guareschi, ciao Vitto. Ciao, ciao a tutti. E Gianfranco Guareschi, ciao Gianfranco. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Beh, li conoscete benissimo, loro a Parma sono super conosciuti, sono tra l'altro degli ex piloti di ottimo livello e si divertono da anni a trasformare le Guzzi, sono dei veri maestri, dei veri maestri. Parliamo di allora questa moto che vedete qua dietro, che questa è stata il primo kit di 2 anni fa, giusto? Sì, questa è diciamo la prima idea che abbiamo reso reale, che è il kit Varano, che praticamente abbiamo voluto poter dare a tutti gli appassionati di moto Guzzi la possibilità di avere una moto comunque Guzzi da pista. L'idea è nata di trasformare una moto Guzzi da strada in una moto Guzzi da pista. Anche perché di Guzzi da pista ormai ce ne sono un po' pochine purtroppo, quindi insomma bisogna pensarci. E chi l'avrebbe mai detto che si può cominciare da una Griso addirittura? Ma chi l'avrebbe detto? Alla fine diciamo l'idea è nata da quando è stata fatta la MGS01 da Guzzi, che ha incastonato in un motore diciamo abbastanza particolare una ciclistica racing. Quella è stata una moto che non tutti si sono potuti permettere, noi da quella abbiamo preso spunto per fare una moto simile, un pochettino più moderna nelle misure, nella distribuzione dei pesi, con un telaio in traliccio di tubi e non col trave centrale come quello dell'MGS01, ma con una spiccata indole alla pista, ecco, si usa come una moto moderna e con i limiti che può avere una moto col cardano, che però insomma permette di andare forte e di divertirsi. Eh sì, perché parliamo qua di un kit ciclistico fondamentalmente, però poi si può lavorare sul motore e lavorare anche bene. Questo è un kit che funziona per tutti i modelli big block. Sì. E poi dopo vediamo qua l'ultima che c'è qui a Verona esposta. E questa che cos'è, Vito? Ma questa ha sempre la base ciclistica del modello sportivo, diciamo del kit Varano. Abbiamo fatto una versione naked che magari potrà essere utilizzata per le gare in salita, insomma per qualcos'altro. È nata perché avevamo voglia di farla in sostanza, ho detto proviamo a spogliarla, a vedere come viene, mettiamo in mostra il telaio che vale la pena di essere visto. Ecco. Il telaio è un incrocio tra il classico telaio Tonti che aveva il V7 e un telaio più moderno che può ricordare quello di un Ducati. Ecco. Il motore portante in questo caso è scomponibile in due pezzi, tutto il telaio con la parte posteriore pesa 12 kg e la moto in versione stradale con i fari arriva a pesare 190 kg. Nella versione pista siamo sotto i 180. E tra l'altro voi in pista avete girato con tempi a Varano di tutto rispetto, quindi dimostrate che cavalli servono, ma mica tanto, serve più la ciclistica certe volte. È una moto del genere portata su strada, che combina? Ma allora, la cosa bella è che ovviamente noi lavorando accanto al motore comunque e potenziando un motore Moto Guzzi, il suo carattere non le abbiamo voluto cambiare, nel senso tantissima coppia, quindi tanta guidabilità. La cosa bella è che hai un Moto Guzzi che è bellissimo, divertente, leggero da guidare e che spinge tanto. E quindi tra un tornante e l'altro hai anche quell'emozione di un motore che comunque esce dal tornante di una moto che si impenna, perché avendola spogliata comunque abbiamo tolto ancora del peso. E questa è una moto che comunque ti dà quel tipo lì di sensazioni, di emozioni. Qualche straniero arriva ogni tanto, no? Sì, stiamo facendo la terza moto per uno straniero, in questo caso un olandese, dunque qui all'estero è anche più semplice poter andare in giro con una moto trasformata, in Italia diventa un pochettino più complicato, dunque cercano di usarla più in pista chi la compra in Italia. Ecco, poi facciamo questo kit qua, appunto partendo dal telaio, facciamo anche il motore, facciamo personalizzazioni, poi alla fine ci piace giocare, è quello che riusciamo a fare con questo tipo di moto qua. Insomma, perché poi la passione salta sempre fuori, meno male che c'è gente come i fratelli Guareschi che ci mettono veramente il cuore e le idee, e beh, insomma, complimenti, bravi ragazzi. Grazie, grazie. Ciao.